Sì, una prestazione buona contro una squadra che ha qualità, che forse in questo momento a livello di testa accusa dei problemi, però è stata dura, non è stata semplice perché sull'1-0 abbiamo preso magari, abbiamo concesso qualcosina, nel calcio ci sta, dobbiamo forse chiudere prima la partita, però complimenti ragazzi perché vincere oggi contro il Teramo non era semplice. Prima ora molto bene, poi nell'ultima mezz'ora anche un po' di sofferenza, alcune occasioni concesse al Teramo fino al gol di Mancuso. Sì, abbiamo concesso qualcosina al Teramo, soprattutto su questi cross dentro l'area di rigore, però potevamo magari chiuderla prima con qualche ripartenza fatta bene, però ci sta che a livello fisico magari qualcosina nell'arco di 90 minuti concede agli avversari. Ripeto, una squadra forte poi, non stiamo parlando di un organico costruito per fare ben altro rispetto a quello che sta facendo, ma sono sicuro che con il lavoro. Il Teramo, per quello che sta facendo, per quello che è la qualità della squadra, penso che uscirà fuori. Anche se a livello mentale, pochettino, in questo momento può soffrire qualcosina. Ma rinuncia Tari, credo che il primo tempo abbiamo contenuto quelli che erano comunque sia i valori della San Benettese, quindi noi dobbiamo fare per forza punti. Oggi credo che non abbiamo rischiato niente, anzi abbiamo avuto l'occasione, paradossalmente l'occasione migliore ce l'abbiamo avuta noi il primo tempo, perché il pari di Sansovini credo che sia stata un'occasione limpida. Poi nel secondo tempo abbiamo subito il gol di Mancuso con una gran giocata, è chiaro che un giocatore libero dentro l'area con una difesa 5 andava forse magari assorbito meglio, ma ha fatto un gran gol. Poi la partita l'abbiamo tenuta viva, abbiamo avuto l'occasione con Sansovini, c'è stata anche la punizione di Peterman. Non credo che oggi abbiamo demeritato dal punto di vista della prestazione, anche se la San Mettese sicuramente ha fatto qualcosa in più in funzione del palleggio, ma siamo stati noi che li abbiamo fatti giocare, perché la San Mettese già sappiamo benissimo che gioca molto sulle ripartenze, quindi non gli abbiamo concesso campo. È chiaro che lì ha giocato Steffi oggi perché per quello che ho visto in settimana non ci abbiamo altre alternative da valutare come quinti, quindi siamo un pochino carenti sia per infortuni che per condizioni fisiche dei giocatori preposti a farlo. E quindi ho messo Steffè, che al di là comunque sia di una situazione nel primo tempo dove tu è andato lungo, non credo che abbia sofferto in maniera eclatante. Ecco, c'erano anche le ipotesi Scipioni e Sales da magari rischiare come quinto. Ha sofferto tantissimo Tortolano, Steffè, e anche Boulevardi ha commesso un fallo proprio su Tortolano, quello che poi l'ha indotto al cambio. Sì, ma Scipioni non si è mai allenato e quindi secondo me non poteva giocare. C'è un problema al tallone, è sempre sofferente, quindi Sales è in una condizione secondo me ottimale per fare una partita, ma tutti quei siti che sono stati fatti precedentemente, dunque o da quarto o da quinto dovevo per forza secondo me in questa partita adattare un giocatore che poi obiettivamente hanno un pochino sofferto, ma non hanno creato quelle situazioni da gol limpide che poi ti può creare una situazione di uno contro uno. Si riparte dall'ultima mezz'ora, mister. Ma noi dobbiamo ripartire dal concetto che dobbiamo rimanere comunque sia compatti, sereni, preoccupati per quella che è la classifica, perché è ovvio che oggi sei terzo ultimo con 10 punti, però la prestazione nel derby c'è stata, la squadra secondo me ha risposto bene in parecchi elementi, non siamo venuti qua a fare la vittima sacrificale, secondo me siamo stati puniti oltremodo dal risultato.